Amici di Start, oggi siamo in compagnia di Monsignor Antonino Scarcione, che è l'organizzatore del premio Uomo-Donna dell'anno 2016, sicuramente una delle manifestazioni più importanti a Piazza Marina. Come nasce l'idea dell'istituzione di questo premio? Perché io ho visto con tristezza le varie forme di decadenza generale a livello, ahimè, nazionale, regionale e locale. E mi sono posto il quesito di recuperare come recuperare le nostre radici. Diciamo subito che siamo già giunti alla terza edizione. Questa è la terza edizione del premio Uomo-Donna dell'anno. Noi abbiamo assegnato il premio a delle personalità proprio in questa terza edizione, individuandole nei vari settori, nei vari ambiti di attività. Elenco senz'altro con immediatezza i nominativi dei personaggi che sono stati insigniti. Diciamo agli amici che c'è stato un numeroso pubblico che ha assistito al Teatro Garibaldi alla manifestazione e che è stato, in fin dei conti, è stato un bel successo. Devo dire di sì, anche se non voglio mai indossare le piume del pavone. Mi fa piacere che siano venute molte persone, anche qualificate. Mi hanno dato l'impressione di avere percepito bene il significato del messaggio. Qualcuno si è, tra virgolette, scandalizzato perché alcune personalità sono di altri paesi. Non c'è motivo di scandalizzarsi. Il bacino che copre il premio qual è? Il bacino che copre il premio è quello relativo alla Sicilia centro-meridionale. Vediamo chi è stato premiato ieri sera e perché. Ieri sera è stato conferito il riconoscimento intanto a Lirio Conti, è un magistrato che vive, lui me lo ha detto tante volte così in maniera semplice ed immediata, con difficoltà la presenza della scorta in tutti i suoi movimenti. Lui ha celebrato tanti processi contro ovviamente l'illegalità in generale, la criminalità e segnatamente contro la mafia. Uomo dell'anno. È stato definito uomo dell'anno. Ecco. Invece donna dell'anno? È donna dell'anno. Intanto abbiamo una dirigente scolastica emerita, l'anno scorso era in servizio all'Istituto Tecnico Industriale, ed è la dottoressa Lucia Giunta. Ha lavorato così tanto a Piazza Armerina e ha lasciato un'orma di sé che sicuramente potrà essere individuata non solo ma seguita, ecco, all'occorrenza da tanti uomini di cultura e anche da tanti giovani. L'altra personalità insignita di questo premio è quella di Don Lino Di Dio. È stato delegato del Vescovo per l'organizzazione del Giubileo della Misericordia indetto dal Santo Padre Francesco per l'anno che ci siamo lasciati alle spalle. E lui, che ha ricevuto una telefonata personalmente dopo meno di un mese dalla elezione a Papa, Papa Francesco lo ha chiamato personalmente al telefono e gli ha chiesto di essere disponibile per una grande azione della nuova evangelizzazione che sta portando avanti il Papa in ogni parte dei cinque continenti, in ogni parte del mondo, nei cinque continenti. Altre personalità sono quelle relative esattamente al dottore Martinez, il quale è esponente del laicato cattolico, fa parte della consulta pontificia, è presidente del rinnovamento dello spirito.
In modo particolare nella Sicilia porta avanti il polo di eccellenza istituito nella proprietà dei fratelli Sturzo di un centro riabilitativo degli ex carcerati, i quali uscendo dal carcere purtroppo non trovano una sola persona disponibile né ad ospitarli né tantomeno a dare loro un lavoro. Abbiamo? Quindi abbiamo esattamente la dottoressa Fenisia Mirabella, è docente di lettere nella città di Enna, è molto viva e attiva nel campo dell'ecumenismo, infatti si occupa nell'ambito dell'ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso e interculturale del coordinamento delle varie comunità cristiane anche non cattoliche per abbattere le barriere comunicative all'interno di questa realtà e per iniziare un cammino di riavvicinamento al fondatore della Chiesa, nostro Signore Gesù Cristo. L'altra personalità alla quale mi sono riferito è esattamente quella di Serena Raffiotta, una giovane archeologa che lavora alle dipendenze, ma anche autonomamente, dalla sovrintendenza e i beni culturali di Piazza, cioè della provincia di Enna, e quindi nel cui territorio è compresa Piazza Armerina, compresa la famosa Morgantina e Montagna di Marzo. È lei che, insieme a un'equipe, ha lavorato per l'individuazione della provenienza della testa di Ade. E l'ultimo premiato? L'ultimo premiato è il professore Gaetano Vicari, è un pittore che ha esposto i suoi quadri e in Sicilia, in Italia e anche in Europa, avendo lusinghieri riconoscimenti, ha soprattutto lavorato nella città di Barafranca, la sua città d'origine, dove ha riprodotto delle immagini che erano state perdute oppure si erano rovinate nella chiesa della Madonna della Stella. Va bene, grazie Monsignor Scarcione per questo suo impegno e le facciamo sicuramente gli auguri per la prossima edizione del premio. Grazie. Io mi sono anche ispirato alla Divina Commedia, al 26° canto dell'Inferno, che appunto segnatamente recita così: fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e canto.